Affetti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e con il tuo potere e aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Francesco. Ricordati, o Padre, di tutti i tuoi figli. Tu, o Santissimo, conosci perfettamente come, angustiati da gravi pericoli, solo da lontano seguono le tue orme. Da loro forza per resistere, purificali perché risplendano, rendili fecondi perché portino frutto. Ottieni che sia effuso su di loro lo spirito di grazia e di preghiera, perché abbiano la vera umiltà che tu hai avuto. Osservino la povertà che tu hai seguito, meritino quella carità con cui tu hai sempre amato Cristo crocifisso. Egli vive e regna col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria Addolorata. Maria, Vergine Madre Addolorata, accogli anche noi e questa comunità di devoti fedeli che in questo antico santuario dedicato al tuo titolo di Addolorata ti venera e ti invoca con tanta umiltà e tanta speranza. A te, Maria, affidiamo i nostri bambini, i nostri giovani, le nostre famiglie e particolarmente gli anziani, gli infermi e gli emigrati. Siamo tutti tuoi figli, vicini e lontani. Noi ci stringiamo a te, solleviamo le nostre braccia verso di te, fissiamo i nostri occhi nei tuoi occhi e i nostri cuori nel tuo cuore. Vogliamo, col nostro amore, riparare le offese fatte a te e a Gesù. Vogliamo asciugare le tue lacrime come tu asciughi le nostre. Madre Addolorata, noi ti amiamo e ti ameremo sempre. Amen. San Michele Arcangelo, principe delle celesti milizie, grazie e gloria a te e ai tuoi santi angeli,
Vieni con i tuoi santi angeli ad adorare insieme a noi Gesù che scende sull'altare. Mandali da Padre Pio a cantare inni di cielo in quel luogo di cielo. San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo, pregate con noi. Voi tutti, angeli e santi del Signore, pregate per noi. Amen. Canto 215. Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore che è da sempre. Non trionfino su di noi i nemici. Da ogni angoscia salvaci, Dio di Israele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore Gesù siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Messa della Quaresima, primo giorno del mese di San Giuseppe. Invochiamolo, questo padre putativo di Gesù, questo custode della Vergine Immacolata. La Chiesa ce l'ha data come patrono speciale della nostra ultima ora. E
Quindi diciamo che se è di ognuno, anche di ogni famiglia, sacra famiglia, custodita, guidata, sorretta da lui, ha lavorato col sudore della fronte, si è procurato da mangiare per sé, per la Madonnina e per Gesù. Poi uno sguardo generale, sapete che San Giuseppe è patrono della Chiesa, patrono della famiglia di Cristo. La Chiesa in questo momento, ma diciamo che è sempre sotto gli assalti del maligno e la persecuzione del mondo, ma questo è un momento, stavo per dire, è un tramonto terribile. L'oscurità sta invadendo le menti, i cuori, gli uomini, la disperazione e la dispersione. San Giuseppe ci aiuti con la sua intercessione, col suo cuore di papà putativo di Gesù. Confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Guarda, oh Signore, il popolo a te consacrato. Concedi che, mortificando il corpo con l'astinenza, si rinnovi con il frutto delle buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Giona. In quel tempo fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati e va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino,
non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il profeta e il segno sono i due temi
della parola di Dio oggi. Parliamo prima dei segni. San Luca dice che Gesù si trovava circondato da una grande folla e incominciò a dire, proprio come un diario, la parola, non solo il pensiero: questa generazione è malvagia, cerca un segno. Ma se tu sei malvagio, il segno tu lo devi dare, devi cambiare tu, non deve cambiare Dio, deve cambiare la storia, deve cambiare il progetto della salvezza. No, quello sta ben piantato e si attualizza gradatamente. La storia è una conferma della profezia, la storia degli eventi è un parallelo della storia della salvezza. Apriamo la mente. Come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così il figlio dell'uomo sarà per questa generazione. Io mi metto, mi raccolgo insieme a voi e guardo il cuore del Padre Celeste. Ha creato questa umanità per farne una famiglia di felici, di beati, di figli amorevoli, e si ritrova con questo spettacolo dell'umanità sperduta, non c'è altro, umanità sperduta. Quando uno non va più per la strada che deve fare, vuole andare a Roma, sta andando le Puglie, ha smarrito la strada e a Roma non ci arriva. Invece questa famiglia ci deve arrivare a Dio. Allora il padre si volge al figlio: figlio mio, va. E Gesù viene, è il profeta dei profeti, e annunzia a Gesù, il padre, e annunzia la redenzione, e opera la redenzione a prezzo della sua morte. Giona poteva anche essere malmenato, picchiato, cacciato fuori. Fu accolto, a cominciare dal re, tutti gli altri fecero penitenza, si convertirono. Gesù ha iniziato proprio con questa parola: convertitevi e credete al Vangelo, all'annuncio. Lui è l'angelo eterno dell'annuncio temporale, che poi diventa strada per l'eternità. Passano secoli, a parte gli ebrei più o meno smarriti, anche la Chiesa comincia a fare acqua in tante parti. Allora il Signore dice a quel piccolo uomo di Assisi: Francesco, va e ripara la mia Chiesa. Sono queste le parole della chiamata di Francesco. Facciamo la storia. Ripara la mia Chiesa. Come vedi, va in rovina. E il Papa Innocenzo III, il grande pontefice, vide in una visione un ometto piccolo che ha messo la spalla sotto al Vaticano, che è
l'edificio simbolico del centro della Chiesa, della residenza del Vicario di Cristo, e regge quell'edificio, regge, sta andando in rovina, fermala. E Francesco ha fatto la sua profezia, come Giona, come Cristo, con la vita. Ancora oggi è viva l'immagine, la figura, la storia, la santità, la fecondità umana e spirituale di questo piccolo uomo. Passano secoli e di nuovo la Chiesa si va raffreddando, si va dividendo, si va allontanando. Minaccia l'apostasia, l'hanno detto i papi. E allora Dio dice ad un altro uomo, sempre, pensate, i due giganti sono gli italiani, questo popolo è benedetto in modo speciale, va, ripara la mia chiesa, paga come ho fatto io, a prezzo di sangue, come ha fatto Francesco, a prezzo di sangue, frena questo rotolare della mia chiesa. E Pio si presenta piccolo, ignorato, ma gigante nella santità, nella sofferenza, vittima come Gesù, come Francesco, della croce, vittima per i peccati del mondo, è il grande spiatore, mentre è anche il grande profeta del secondo millennio. Guardate la storia, riflettete. Tanta gente non riflette più, perciò la domenica, il giovedì, sono tutti giorni uguali. La bontà, la cattiveria, sono cose uguali. Il terremoto, la siccità, il nuovo colera, e tempi in cui questi eventi terribili per un attimo sostano, sono tutti uguali. Noi dormiamo, mentre sul cielo si addensano le nubi, le voci dal cielo, la Madonna stessa, starei per dire, non ce la fa più, e l'ha detto, non ce la faccio più a reggere il braccio del mio figlio nauseato dai peccati del mondo. Va, a chi ora deve dire il Signore? Dobbiamo aspettare altri 1000 anni perché qualcuno venga, si carichi di nuovo la croce della Chiesa, soffra il martirio quotidiano per pagare i peccati quotidiani. Ma il Signore chiama. Giona si sta per conto suo. Dio gli dice, va a Ninive. Noi siamo in questa città del mondo, in questa Gerusalemme della terra, dove ci sono disgrazie e grazie, santi e demoni. Va. Io immagino che il Signore oggi, tempo di democrazia, chiama uno per uno, tutti quanti, mi servi, tu vai, fa questo, e lo dice a me, e lo dice a te, e lo dice a te, non facciamo i sordi, ma non siamo giganti come Gesù, come Francesco e come Pio,
Vabbè, ma il Signore non ha bisogno solo di gigante. Il gigante è lui. Padre Pio si dovette scontrare col demonio. Era un gigante nero, grandissimo, spaventoso. Diceva a Gesù, no, io ho paura, quello mi vince. No, ci sto io. Tu combatti e vedrai, ha vinto. Poi la corona, ma della corona parleremo un'altra volta. Questa è bella, ma ce ne sta anche più belle di questa. Nei momenti della tentazione, dello scoraggiamento, del peccato che ci si mangia, noi ricordiamoci che c'è Gesù con noi. All'inizio della messa ho riproposto la protezione di San Giuseppe. Non è a caso che Dio ha scelto Giuseppe per guidare e custodire la famiglia. Chi guida e custodisce le nostre famiglie? Dove sono più i San Giuseppe? Guardate, sono diventate come sterili conigli. Pasticciano i sentimenti, calpestano la morale e poi finiscono nel brago. Non sanno più distinguere né se stessi né gli altri. Se sapessero distinguere se stessi, saprebbero anche distinguere il peccato dalla grazia, l'onestà dall'atrocinio. Andiamo avanti, guidati da Gesù, protetti da Maria. Io parlavo ieri mattina del popolo ebraico, vi ricordate? Non ho detto in particolare che è come una spina al cuore per me, per voi, per tutti i cristiani. Qual è? Vedete, Gesù, venendo al mondo, ha scelto una madre che è Maria, l'Immacolata. Il popolo ebraico venera la Madonna? Beh, si è ritenuto falso profeta Gesù e l'ha ucciso, ma che ruolo può avere la mamma? Nessun ruolo. Ma nel progetto di Dio, il ruolo di Maria per la storia e per la Chiesa c'è un ruolo grandissimo? C'è. Dante lo diceva già a suo tempo. Chi vuole arrivare a Dio senza passare per Maria ha sbagliato la strada, ha fatto un cammino inutile. È lei che ha custodito Gesù, che ha attuato la profezia del Redentore, l'ha custodito dal concepimento al Calvario, non si è tirata mai indietro, ha voluto capire giustamente, ma poi ha donato tutta se stessa. Quel sì di Maria, il padre Amort ha scritto un bel libro intitolato Il sì di Maria, è una speranza. Ecco, la conclusione è questa, è una speranza per l'umanità, ma soprattutto per la Chiesa che conosce Maria, o certo sa che è la madre del Salvatore, ha l'esperienza degli interventi prodigiosi, straordinari della Madonna e sa che tanti suoi figli sono stati accompagnati dalla nascita alla morte da questa madre di Cristo. Giuseppe e Maria hanno accompagnato Gesù. Giuseppe e Maria accompagnano e vogliono accompagnare ognuno che ha scelto Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
sostieni la Chiesa, perché nella testimonianza ardente della fede e della carità sia un segno credibile per tutti coloro che desiderano intraprendere un cammino di sincera conversione. Noi ti preghiamo. Dona al Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti una parola franca e coraggiosa, capace di aprire un varco anche nei cuori più induriti e indicare a tutti gli uomini l'unica via di salvezza, Cristo, tuo Figlio. Noi ti preghiamo. Liberaci da ogni vano pretesto che ci impedisce di tornare a te, mentre abbiamo fra noi ben più di Giona nella persona di Gesù, nostro Signore. Noi ti preghiamo. San Giuseppe, sposo di Maria, ti affido l'anima mia. San Giuseppe, sposo di Maria, ti affido l'anima mia. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato, perché siano consacrati a te. Rendili per noi sacramento di salvezza e farmaco di vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua. Perché assidui nella preghiera e nelle opere di carità, attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Oh,
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La croce, l'Eucaristia. I ministri dell'Eucaristia hanno il primo dovere di riparare, di impetrare la misericordia e il perdono da Dio. Però anche voi che ricevete l'Eucaristia ogni giorno e quindi diventate famiglia eucaristica con i ministri dell'Eucaristia, imparate ad abbandonarvi con fiducia a questo dono immenso. Vivete di Cristo e preghiamo con le parole sue il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 122. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Marcia della grazia. È il dono del Signore, regalo ad ogni figlio che viene alla luce. È la vita di Dio partecipata all'uomo in viaggio verso il cielo. È la veste ricomprata col sangue di Gesù per ogni peccatore. È il segno distintivo della regalità d'ogni figlio di Dio. È il sigillo sacro della restaurazione del regno del Signore. È tessera d'ingresso nel regno dei beati, amici del Signore. Prezioso più dell'oro ed ogni altro titolo che può offrire il mondo.
e piena garanzia di divina amicizia con i figli d'Adamo. Celeste medicina che sradica i vizi e semina virtù. Traspare dallo sguardo che umiltà rivela e carità ispira. Attira su di sé compiacenza di Dio e dolce sua carezza. È la caparra certa per vivere nel cielo insieme a tutti i santi. Giona fu un segno per quelli di Ninive, così il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Preghiamo. O Dio, che ci nutri con i tuoi sacramenti, per questi doni della tua bontà, guidaci alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Meno male che nel Dio sia benedetto che noi cantiamo per riparare i peccati alla fine della messa, c'è l'invocazione a San Giuseppe. Non lo dite così en passant, per caso. Quanto cantate, almeno pare che questo canto rispondete un po' tutti, ditelo con tutto il cuore, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Padre di misericordia, conceda a voi la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nella Quaresima la conversione del cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni sapienza e fortezza
per sostenere la lotta contro il maligno e celebrare con Cristo la vittoria della Pasqua. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con Gesù, scelto per condurre la nostra vita, e accompagnati da Giuseppe e da Maria, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.